Qui puoi trovare video interessanti sull'agricoltura, sull'altra mia passione che è la pesca, sul fai da te e molto altro. Considera l'iscrizione per supportare il canale, tanto è gratis. Bentornato sul canale. Nel video precedente abbiamo visto come mettere l'additivo nel serbatoio del GPL, ma alla fine questo additivo serve a qualcosa? Beh, mi sono preso un po' di tempo prima di fare questo video e quindi adesso ti posso dire un po' le mie impressioni. Allora, gli effetti dell'additivo erano quelli inizialmente di dare più grip al motore, ma soprattutto quello di pulire l'impianto di iniezione del GPL, quindi mantenerlo efficiente nel corso del tempo. Nel primo pieno, soltanto nel primo, la differenza, diciamo, di reattività del motore dell'auto si è sentita, come se la macchina andasse con una benzina con più ottani, diciamo. Però già dal secondo pieno questo effetto è svanito. Ora bisogna testarlo nel lungo periodo, cioè capire se usarlo frequentemente nei tagliandi annuali allunghi veramente la vita del nostro impianto, e questo purtroppo non posso dirtelo adesso. Magari tra qualche anno, se questa macchina non mi lascia e quindi riuscirò a sfruttare tutta la durata dei 10 anni del GPL, potrò fare alla fine un video magari di resoconto utilizzando ogni anno questo additivo. Per ora mi sento di consigliarlo per quella grinta che può dare magari all'inizio, ma soprattutto per appunto sperare nel corso del tempo che, come ti ho già detto, l'impianto si mantenga efficiente e che vediamo quanto meno possibile il nostro impiantista. Al momento mi sento di consigliartelo, ti metto il link qui sotto in descrizione se anche tu lo vuoi acquistare. Alla fine sono pochi euro che nell'arco dell'anno si riducono a nulla. Quindi alla fine, se effettivamente ci allunga la vita del nostro impianto, che ben venga. Link sotto in descrizione, iscriviti mi raccomando e attiva la campanellina così da non perderti i prossimi video. Se ti interessa anche la musica, nello specifico le batterie, ho anche un canale dedicato soltanto a quello, scegliere la batteria.it. Ci vediamo alla prossima, ciao!